Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi in questo video vi farò vedere ciò che ho ricevuto in uno swap, un bellissimo swap organizzato da Federica Facchini sulla sua pagina Facebook Artigianato ed Made, chi fa l'arte e chi l'apprezza. Questa volta sono stata, diciamo, abbinata ad una swappina famosa, fra virgolette. Infatti la swappina in questione è Eri Bijou. Chi non conosce Eri Bijou? È una ragazza molto molto attiva sul suo canale YouTube e vi consiglio a tutte voi, se non siete ancora iscritte, di farlo, appunto di iscrivervi al suo canale, in quanto fa cose davvero carine, di grande effetto, ma di una facilità incredibile. Sono molto facili da fare, però rendono tanto i tutorial che fa. Io, da me la prima, sono una sua fan e ho imparato tantissimo, e da principiante qual ero, devo ringraziarla, perché è grazie anche a lei che ho imparato tanto e sono arrivata a questo punto. Il fatto che sia un personaggio pubblico, fra virgolette, o comunque era una persona famosa, mi rendeva un po' più agitata, e quindi, insomma, per me è stato più emozionante del solito. Però questo swap mi è piaciuto molto moltissimo, in quanto c'è stata anche la possibilità di poter stringere, per questioni varie che non sto qui a spiegare, molto più tanto anche con Federica, che è appunto l'organizzatrice di questo swap, e per cui è stato come conoscere due persone e non una. Per cui adesso io vi farò vedere cosa Erika, scusatemi, mi ha regalato. Allora, come prima cosa volevo farvi vedere appunto il suo bigliettino da visita, che era inserito all'interno del mega pacco, e poi appunto dove ci sono tutte le sue indicazioni, tutti i suoi indirizzi, link comunque per trovarla sul web. E poi vi faccio vedere le creazioni. Lei ovviamente ha fatto un po' come me, come ho fatto io con lei, ha inviato le creazioni realizzate grazie ai suoi tutorial, ed è giusto anche così, in modo tale da conoscersi, diciamo, più da vicino l'arte appunto che si fa. La propria arte. Allora, mi ha inviato queste bustine, due bustine piccoline, mica tanto piccoline, comunque queste due bustine in questo tessuto bellissimo della tonalità glicine, e all'interno ha fatto una bustina delle collane e una bustina degli orecchini. Questa è la bustina degli orecchini, dove troviamo all'interno due creazioni. Mi ha mandato tante tante cosine, proprio tante, e questo infatti mi ha un po' messo un po' l'ansia, perché ho avuto diverse difficoltà. Mannaggia, questa pancia che mi cresce non mi fa neanche parlare. Infatti non so se sentite che ho un po' d'affanno, sembra chissà quanti chilometri ho fatto. E niente, ogni bustina è diciamo abbinata a un cartellino dove c'è scritto appunto ciò che mi ha inviato. Allora, troviamo come prima cosa questo cuore in resina incastonato in roux con rocaille, e poi c'è questa collanina con del tulle e del cordoncino. Questi ovviamente sono due tutorial che lei ha fatto. Il colore del cuoricino in resina è verde. Non so se riuscite a vedere che all'interno ci sono appunto dei glitter. È tutto fatto con perline che partono dalle 15.0 per poi crescere man mano, ed è un suo tutorial, lo trovate appunto sul suo canale. Poi un'altra collana che mi ha inviato è questa, abbinata con questo cordoncino che io non faccio, come si dice, sotache, però mi sembra una piattina da sotache.
Ed è una bella idea perché io non so mai che, come fare le collanine, sinceramente. Infatti, molto spesso mando solo ed esclusivamente ciondoli perché non ho avuto la possibilità di trovare ancora delle catene che non anneriscono. Preferisco fare meno una figura migliore e non mandare nulla. Allora, questo c'è scritto, io leggo tutto così sono precisa: ciondolo Selene con rocaille. Mezzi cristallo super duo Rivoli Swarovski. Questo mi piace particolarmente perché ultimamente sto andando in fissa un po' per il turchese e mi piace tanto. Sono contro luce, non lo so, c'era la luce finora, adesso è andata via. E praticamente c'è questo Rivoli centrale che mi piace tantissimo come colore, che è esattamente dello stesso colore dei mezzi cristallo che ci sono tutti intorno. Lei mi dice che ci sono super duo, in effetti le super duo sono queste turchesi, ma queste qui sono fantastiche, queste cose esterne, non so sinceramente quali sono. Comunque potete trovare anche questa creazione sul suo canale che con il nome del ciondolo Selene. Passiamo agli orecchini. La bustina degli orecchini è questa, apriamo e troviamo diverse creazioni. All'interno, se riesco senza fare guai, troviamo tre tipi di orecchini differenti. Li prendo uno alla volta. Troviamo questi. Ciao, una pallina che corre. Prendo la letterina, il bigliettino d'aiuto, così sono precisa, ripeto. Questi sono sfere in legno dipinte e rivestite con la tecnica Netted. Sono fatte appunto con delle sfere in legno, sono dipinte con un colore sul dorato e ci sono queste 15-0 con un color oro molto molto spento e queste 11-0 più acceso, un giallo più acceso, molto più vivo, giallo oro più vivo. E ci sono questi cipollotti sulla parte superiore e la parte inferiore. Carinissimi. Poi abbiamo questi cerchietti. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ecco, cerchietti in peyote con Delica Rocaille, farfalle con Monachella lunga. Le farfalle sono praticamente queste qui sul bronzo. Io non le ho mai utilizzate nelle mie creazioni, anche se vi dirò, ce le ho, mi sono state regalate, ma non le ho mai utilizzate. Comunque anche questi sono molto carini. Li faccio vedere così. Ecco. Come ultimi orecchini troviamo poi questi. Orecchini in pizzo, inamidati e colorati a mano con rosellina in resina. Molto molto carini, questi in estate credo che li userò di più perché comunque credo che sulla abbronzatura risaltino molto. Poi vediamo un po'. Queste sono le creazioni. Poi in questa mega bustona azzurra turchese con questi cuoricioni dorati troviamo sempre tante creazioni. Siccome sono tante ed Erika è stata molto carina e precisa a mettermi la spiegazione, io sono un po' ignorante, tra virgolette, no, non mi prendete sul serio, però forse è vero. Allora, mi ha mandato questo bigliettino e all'interno c'è tutta questa lista di materiali, sono tantissimi come potete vedere. Allora, ve li mostro a seconda dell'ordine che mi ha messo lei. Allora, questi sono dei nastri rosa. Per le mie coccarde, in effetti io faccio fiocchi nascita, nastri, fiocchi nascita, scusatemi, vabbè, tutto ciò che riguarda la nascita e il rosa è uno dei colori che utilizzo e che avrei voluto utilizzare per il mio fiocco, purtroppo vi dico in diretta che userò un altro azzurro. Vabbè, purtroppo, l'importante è che stia bene, però avrei voluto la femminuccia, appunto. Allora, poi passiamo ad altro. Mi ha scritto pelle per embroidery, eccola qua, e decorazioni scrap, eccole. Sono
sono queste qui che sinceramente non avevo mai visto, a parte questi qui che io già utilizzo, queste sul rosa e bianco, non so se si vede, contro luce antipatico, e queste più piccoline che utilizzo molto. Ci sono queste qui che sono veramente carucce, sono delle mezze sfere, vedete, il retropiatto, sono adesive e hanno questo bellissimo colore aurora boreale, bello, proprio bello perlato, molto carina questa. Poi vediamo cosa c'è. Perle 7 mm viola in pietra dura. Io non li apro perché sennò ragazze poi dopo è un macello, li perdo, va bene, però già si vedono. È un bellissimo colore viola acceso, proprio bello, da 7 mm, una misura che io non ho. E ti ringrazio, Erika, perché sicuramente le userò in qualche mio tutorial. Te lo dico perché mi piace tantissimo il colore. Poi io sinceramente faccio così, quando devo fare i tutorial, me li tengo per me. Tutte le cose che faccio i tutorial li tengo per me. Poi per le swappine le faccio da zero, per cui posso fare pure una schifezza, ma è una cosa da zero. E ecco perché ci metto anche un po' di tempo. Allora, cipollotti da 4 mm. Questi qua, guardate che belli, sono di due colori, glicine e rosa, bellissimi. E la cosa che mi fa piacere è che questo colore glicine ce l'avevo, mi stava per finire, e niente, mi hai fatto la ricarica di questo colore che non riuscivo più a trovare. Molto molto bello, grazie Erika. Poi dice madreperla di vario tipo, guardate che simpatiche. Io queste sinceramente ce ne ho tante, ma non so come utilizzarle. Vedendo queste che hanno dei colori un po' più estivi, mi viene in mente di attaccare, cucirle sulle borse. Sto vedendo su dei negozi particolari del mio paese delle borse molto carine con questi materiali e penso che ne farò una, magari farò anche il tutorial dove ci saranno queste qui. Vorrei fare tanti tutorial, ma il tempo manca, mannaggia. Poi vediamo fiorellini e cuoricini della preziosa Ornella. Preziosa Ornella, quando è che mi fai davvero il premio? Vabbè, parlo da sola, ragazzi. Allora, sono questi qui, molto molto carini, non li avevo mai visti. Credo che siano in pietra perché sono proprio fredda, pietra dura. E non lo so, non so che cosa, che materiale siano, ma sono davvero carini. Poi questi due cuoricini di questo colore turchese, mi farò un paio di orecchine, semplice semplice, estivo. Poi cabochon in resina, varie misure, eccole qua, eccoli qua. Questi sono carini pure. Sono, allora, i quadrati sono rosa. Questi rettangoli sono tutti con retropiatto, a parte le gocce, che sono un po' poco bombate, però sono diverse rispetto a quelle che ho acquistato io. Sono in resina, appunto, ora sono azzurre e le gocce, non so se si vede, comunque color trasparente. Poi ci sono questi due mezze perle con retropiatto, pure loro sono sul bronzo. In resina, appunto, varie misure. Cabochon Soft Touch e Rivoli 10 e 8 mm. Questi sono davvero piccolissimi. Sicuramente vanno bene per l'embroidery perché sono troppo piccoli da incastonare. E poi ci sono questi rivoli da 10, color un rosa pesco. Questo Soft Touch, che è proprio carino, guardate che bell'effetto che fa. E questi cuoricini Swarovski, belli, proprio carucci. Poi pietre dure, tonalità verde. Abbiamo quasi finito, sono tantissime, grazie Erika. Queste sono una favola, cioè guardate questa goccia, troppo bella, pietre dure, con queste perle che sono particolarissime, mi dispiace farle vedere, vediamo se è così. Guardate che belle, hanno queste sfaccettature, questi puntini sul bronzo, molto molto belli. Ci vuole tempo, però ci si può creare tanto. Poi
Poi bicono 4 mm viola sfaccettati, stupendi, mi fanno impazzire questi, hanno questo colore acceso, stupendo, e vedo che con questo ci fanno una bella coppia. E poi perle e farfalle in legno e concludiamo qui, guardate che belle queste. Legno e resina, sono questo. Sono due farfalle, guardate che belle, bronzo marrone. Oh, ciao, è andata, io lo sapevo. Ecco qua. Questa perla singola. Poi ci sono due sfere in legno e due, quattro perle di queste. Anche queste sono molto carine, guardate che bell'effetto che fanno. Bronzo marrone, proprio carucce. Poi ci sono queste due sfere. Oh, ciao. Due sfere in legno. Niente, praticamente io ho avuto una marea di roba bellissima. E Erika, io ti ringrazio, sei stata davvero molto gentile con me, generosa. E, mi auguro che quello che ti arriverà, ho fatto anche il video, ma non lo posto adesso, ovviamente, perché non ti è ancora arrivato. Sarà una sorpresa. Ti piaccia tutto quello che ti ho mandato, ti piaccia. Niente, guardate, una montagna proprio. E davvero sono molto soddisfatta di questo swap. Continuerò a farli finché ci sarà la forza di farli. Sembro proprio mia nonna quando farlo. Vabbè. E niente, io con queste creazioni di Erika, mi raccomando, seguitela perché è davvero brava. Vi saluto e vi ricordo che credo, se faccio in tempo questa settimana, farò un altro video della mia nuova rubrica sul chiacchierino e spero che continuate a seguire me ed Erika e anche Federica. Vi metterò ovviamente nel box informazioni tutti i link di tutti, così siamo tranquilli. E vi saluto, alla prossima, un bacione, ciao ciao. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace e condividete. Ciao.